Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. L'estadio do Dragao sorge a Oporto, una città di mare. Non è quindi una sorpresa che il blu sia il colore dominante. Scelta tattica precisa da parte del mister, sarà 4-3-3. È un modulo in cui l'intera squadra partecipa attivamente alla costruzione del gol. Tutto dipende dai movimenti di smarcamento per ricevere palla. I due terzini saranno fondamentali. Quando la squadra entra in possesso della sfera devono essere in grado di proporsi e aiutare con rapidità e precisione la manovra offensiva. Castrovilli. C'è la palla lunga in avanti. Decide di sfruttare la fascia. Badel con il traversone. Vlahovic. Cutrone. Colpi. Il portiere si oppone. È stata una grande parata. Non era facile. Il tiro era davvero potente. Fa avanzare la manovra. Pessella la fa sua. Pessella. Pulgar gioca una palla lunga, prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione, riceve un pallone interessante, ci prova e Silvestri salva i suoi e c'è il gol della Fiorentina.
cercano di approfittare per aumentare il loro bottino. Stepinski non riesce a servire compagno. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Allontana il pericolo. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Pulgar sul pallone. Qui deve tirare. Tiro davvero da dimenticare. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione. La mette in avanti. Osserva. E con questa la palla. Cerca di pescare il compagno col filtrante. A sinistra con il passaggio. L'appoggio sulla fascia. Prova ad andare via con eleganza. In posizione per il cross. Palla verso il centro. Il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Il portiere si oppone in maniera eccezionale. Da quella posizione doveva assolutamente andare a segno, ma lui non ci è riuscito. Libera tempestivamente. Ottimo dribbling. Pronto. E Silvestri salva i suoi. Questo errore potrebbe essergli fatale. Prova il cross. La spinge in avanti. Il primo tempo finisce qui. Tre lampi stanno decidendo questa gara dopo 45 minuti. Quella partita sembra avere già un padrone. Il loro piano partita era perfetto, ma per eseguirlo serve anche l'approccio giusto. I tre gol ne sono la testimonianza. Devono continuare così ed evitare di specchiarsi e rovinare tutto. 3-0 all'intervallo, adesso dovranno più che altro gestire la gara. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Prova a verticalizzare. Buon lancio. Pallone scavalcato, non benissimo. Davanti. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Vlahovic la mette. Conclusione. Gol! Non sbaglia. Segna la ripetizione. Nessuna pietà per l'avversario. Segna una doppietta, davvero una grande partita. Partita saldamente nelle loro mani. Decidono di giocarla all'indietro. Lungo passaggio in avanti. Prova la giocata di fino. Può crossare. Castrovilli. Numero. Ci prova.
scivolato troppo sulla sinistra. Un errore che a questi livelli di solito non si fa. Era lì, a due passi dal bersaglio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Vlahovic allarga il gioco sulle fasce. Vlahovic, pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Pericolo, opportunità di ripartire. Lazovic cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Pallone lungo, in verticale. Spazza il più lontano possibile. La gioca in profondità. E trova il compagno. Ultimi 5 minuti da giocare, più eventuale recupero. Cutrone, prova Ribéry, palla tra le linee, possibilità di Tinku a tentare la conclusione, e c'è la rete! La squadra di promozione epica, oggi la difesa è veramente un po'. Non c'è stata e giustamente ha cambiato. Lungo passaggio in avanti. La partita è finita, tutti sotto la doccia. Una grande prestazione offensiva. Hanno messo in enorme difficoltà i difensori avversari. Questo per loro è un giorno di festa. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Sono riusciti a sfruttare le fasce laterali meglio degli avversari, andando spesso al cross e creando molti pericoli.